Al nord, il Piemonte s'accresce. Del Lombardo-Veneto, di Parma, Modena e delle legazioni papali. La Toscana resta quello che è, salvo il Granduca Leopoldo che verrà sostituito dalla Duchessa di Parma per compensarla dei perduti domini, sia per mostrare che non abbiamo avversione per i Borboni. Questo ci attirerà le simpatie dei legittimisti francesi, che non sono pochi. Quale sarà la reazione del Papa nel vedersi portar via le sue province più belle? Gli garantiremo il patrimonio di San Pietro e dichiareremo quei territori inviolabili. Quanto a Napoli, niente di mutato. Ma se dovesse accadere qualcosa, supponiamo una rivoluzione, si potrebbe pensare a un principe Murat. Devo intenderlo come una condizione? No, una semplice possibilità. Bene. Così dunque avremo 4 stati in luogo di 7. Indubbiamente è un bel passo avanti. I 4 stati saranno uniti in una confederazione, di cui offriremo la presidenza a Sua Santità, come pegno della nostra risoluta volontà di pace. Avete qualche obiezione? Nessuna in linea di principio. Ora si tratta di trovare la giusta causa. Per nessun motivo questa guerra deve apparire una guerra rivoluzionaria. Anzi, saremo i pacificatori di una situazione perennemente esplosiva. L'importante è che la prima mossa venga fatta nel luogo giusto. Massa e Carrara sono città del Ducato di Modena, ai confini con il Piemonte. Avete letto nel mio pensiero. Sapete che il Duca di Modena ha avuto l'arroganza di non riconoscermi imperatore? Ha tenuto nei miei confronti un linguaggio oltraggioso. Non l'avrebbe fatto se non fosse un principe austriaco e non fosse fermamente convinto della protezione dell'Austria. Quindi è necessaria una sollevazione popolare a Massa e Carrara. Abbiamo le persone adatte. Le popolazioni invocheranno l'annessione al Piemonte. Ma il vostro re non accetterà, mostrando il suo risoluto rispetto dei trattati. E invierà una nota dura e minacciosa al duca di Modena. Il duca risponderà con la consueta arroganza. Si accenderanno focolai di guerriglia. Il re, per mantenere la pace ai suoi confini, farà occupare... Sarà costretto a far occupare Massa e Carrara. L'Austria interverrà violando il principio di nazionalità. È il casus belli. Sarebbe bene che nella nota al duca di Modena, re Vittorio, esprimesse la speranza che le grandi potenze s'occuperanno finalmente dei casi d'Italia. Del resto, ho buone ragioni per contare sulla simpatia dell'Inghilterra, sulla neutralità della Prussia e sull'indifferenza almeno della Russia. Resta l'Austria. Dobbiamo puntarle la spada nel cuore. Avrete già pensato, immagino, ai compensi per la Francia. Ma si rendono conto a Parigi che la Savoia è la culla della più antica casa regnante d'Europa? Ho ripetutamente fatto presente a Sua Maestà l'Imperatore il dolore che avrebbe provato Vostra Maestà nel privarsi di quella provincia. Tuttavia, secondo il principio di nazionalità per il quale noi stessi abbiamo intenzione di batterci e del quale l'Imperatore fa un dogma della sua politica, noi dobbiamo riconoscere che la Savoia è già legata da molti vincoli alla Francia. Dunque noi siamo bastardi, non siamo italiani! Vostra Maestà conosce le accuse dei repubblicani. Sono ferocemente contrari alla guerra di liberazione con l'appoggio francese. Sognano, delirano ancora di guerra nazionale. E mi chiedo a volte se non abbiano ragione. L'Italia farà da sé, disse il mio augusto genitore. L'Austria può schierare in campo 300.000 uomini sul fronte meridionale. Noi ne possiamo porre 70.000. Poniamo 100, con il soccorso dei volontari, sebbene siano truppe da impiegare in modo molto particolare. Ma efficace, più di quanto credono certi miei generali. L'imperatore è disposto a inviare 200.000 uomini sul fronte italiano. L'Austria si batterà ferocemente prima di abbandonare i suoi possedimenti. Sarà una lotta per la vita o per la morte. Vi assicuro che i miei battaglioni sotto il mio comando faranno miracoli. E allora che si aspetta a tirare il cannone invece di tanta diplomazia? Noi dobbiamo pagare, maestà, se non vogliamo che un padrone se ne sostituisca un altro. L'imperatore è un idealista, ma la politica è un'altra cosa. In cambio di 2 grandi province italiane,
il Veneto e la Lombardia. E il resto che forse verrà da sé. Noi cediamo una provincia quasi francese. Il principio di nazionalità è salvo. E Nizza! È tutto italiano a Nizza! Violeremo noi con le nostre mani il principio di nazionalità a nostro danno. Ma dov'è più la coerenza? È esattamente ciò che ho detto all'imperatore, in termini cortesi ma fermi. Vostra maestà mi può credere. L'imperatore stesso ne è rimasto stupito. Mi ha detto, questo è un punto secondario. Lo decideremo più tardi. Piuttosto... Sì, lo so. Mia figlia, il più antico sangue d'Europa, mescolato a una famiglia di avventurieri. Se lei fosse padre, non avrebbe neanche accettato di discutere l'argomento. Infatti io non ho promesso che di riferirvi la richiesta. Erano più di 4 ore che discutevamo, l'imperatore era stanco. Mi chiese un'ora di interruzione. Quando tornai lo trovai alla guida di una piccola carrozza scoperta. Mi invitò a salire per una passeggiata. Guida bene, con stile. Avanti. Mi chiese, con quel tanto di sorriso e di mistero che è il suo charme, che cosa pensassi di eventuali nozze tra Sua Altezza la Principessa e il suo imperiale cugino Gerolamo. Io lo guardai. Non c'era più sorriso nei suoi occhi. Mi disse che la cosa gli stava molto a cuore. Ma perché? Perché, dico io, cosa c'entra in tutto questo imbroglio una ragazza di 15 anni, maritarla a un uomo di 40, e che uomo, cribbio, un principe da teatro, un attaccabrighe, un mangiapreti. È appunto ciò che ho obiettato io. Non in questi termini, si capisce. L'imperatore è tornato a sorridere. Lo so, mi ha detto. E dunque, se lo sa anche lui, lo vede? Se non ho ragione a dubitare della sua buona fede. Maestà, quando Napoleone III, non ancora imperatore, fece occupare Roma, Plon Plon, se voglio dire Sua Altezza Imperiale, il principe Gerolamo, gli si schierò contro. Ora io credo d'aver capito l'enigma imperiale. Tutto ciò che ha fatto contro la libertà, dopo esserne stato un campione, gli brucia dentro. È entrato nell'età dei rimorsi, quella in cui si ricerca una coerenza nella propria vita. Plon Plon, in un certo senso, è la sua coscienza che lo rimprovera. Ora va cercando una spiegazione sentimentale per la sua prossima campagna d'Italia. Vuole diventare suo parente, confonde sempre politica e sentimento. Dunque, disapprova anche lei? C'è un lato femminile nell'anima dell'imperatore che obbedisce più agli affetti che alla ragione. Per lui la campagna d'Italia è un fatto sentimentale, una specie di avventura amorosa che tiene celata persino ai suoi ministri. Beh, io le sbrighi in altro modo le mie avventure amorose. Insomma, se fa di questo matrimonio una condizione sine qua non... Non ne fa una condizione. Almeno per il momento. Ma il suo amor proprio ne soffrirebbe orribilmente. È incerto com'è. D'altronde noi non abbiamo nulla in mano. Salvo un colloquio clandestino a Plombières. Che io mi sono premurato naturalmente di non rendere affatto clandestino. Sono corso a Baden, dove vi legge almeno una metà delle corone europee. E ho raccontato anche a chi non voleva saperlo che sono andato a Plombières su espresso invito di Napoleone. E se la smentiscono? Meglio. La confusione sui suoi veri propositi sarà totale. Io sono un uomo ordinato, maestà. Per questo so trar partito dalla confusione degli altri. Ma c'è una cosa che l'imperatore non sa e che io mi sono ben guardato di dirgli. Quando Vostra Maestà sarà il re di un grande e moderno stato dell'Alta Italia, chi potrà contrastare la forza d'attrazione che eserciterà sul resto della penisola? Ma bisogna obbligare Napoleone e il partito filoitaliano a non tirarsi indietro. E una delle condizioni è... È inutile che io faccia presente a Vostra Altezza
l'importanza che il suo atteggiamento può assumere nelle presenti circostanze. Milioni di italiani gemono sotto il dominio dello straniero che la nostra alleanza con la Francia scaccerà per sempre dalle nostre terre. Lasciate che vi parli, Altezza, con l'affetto e la devozione che mi legano alla vostra augusta famiglia. La nobiltà del principe Geroma non è inferiore a quella di molte altre famiglie regnanti. Porta un nome illustre. Sua madre è una principessa del Württemberg. Non è questo che mi interessa. Le sue idee. Io non rinuncerò mai a ciò che mi ordina la mia fede. Dai tempi della sua giovinezza rivoluzionaria è ancora giovane, del resto. L'atteggiamento di Sua Altezza Imperiale è molto cambiato. Dite a mio padre che obbedirò ai suoi ordini in tutta umiltà, purché la mia fede non sia offesa. Ah, lei è già qui. Molto bene. Che novità, Anton? La stampa francese continua a fare ipotesi sul convegno di Plombier. Il ministro degli esteri francese si è incontrato con l'ambasciatore austriaco. Il conte Cavour, avrebbe detto Valesky, si vanta nei giornali per la sua visita a Plombier e si sforza di attribuirne un significato che essa non ha. L'imperatore, avrebbe aggiunto Valesky, me ne ha parlato a Cherbourg. Si vorrebbe far credere, mi ha detto, che io abbia intenzioni ostili verso l'Austria. Nulla è più falso. La borsa di Parigi? Tranquilla, una chiusura in leggero aumento. Bene. L'imperatore ha mantenuto fede alla parola. Il povero Valesky ancora non sa niente. Ebbene, Nigra, ci avete pensato su? Che notizie da sua maestà? Nessuna. Ah già. È evidente che il re ci sta giocando. Non ne vuole sapere di queste nozze, va a caccia lui. E noi stiamo qui a disperarci. Anche oggi ho parlato con la Farina. Stanno facendo un ottimo lavoro lui e Pallavicini. Le forze della rivoluzione si stanno rassegnando dovunque a lasciare Mazzini al suo delirio e a venire con noi. Ma se queste nozze vanno all'aria... Grazie, Arto. Allora, Nigra. Già ieri ho detto di sì, eccellenza. No. Mi occorre un sì più pensato e meno caldo. Desidero si renda conto della delicatezza e dei pericoli della sua missione. Io non la mando a Parigi in viaggio di piacere. Dovrà prendere in mano la rete dei nostri informatori. Dovrà accostare l'imperatore, nonché l'imperiale famiglia, e sorvegliare che non facciano scherzi ai nostri danni. Dovrà stimolare il nostro ambasciatore, la cui prudenza è pari alla mancanza di immaginazione. A Parigi le donne contano molto e non hanno il riserbo delle nostre. Lei ha tutte le qualità per interessarle. Mi scriva ad ogni argomento, anche il più delicato, con la massima libertà. I suoi messaggi verranno posti sotto suggello e le saranno resi se dovesse capitarmi qualche disgrazia. Ora può dire apertamente sì o no. Ho già detto di sì, eccellenza. Bravo figliolo. Vedo che non mi sono sbagliato a prenderla alle mie dipendenze. Lei partirà al più presto per Parigi, il tempo necessario al suo sarto per prepararle il guardaroba. La dispenso dalle economie. Avanti. Un biglietto di sua maestà. Ah, grazie. Che almeno lo veda, gli parli, lo conosca costui. E poi mia figlia dirà sì o no. Fatelo venire a Torino. Questo è un compito che tocca a lei, Nigra. Ora mia figlia aspetta di vedere l'individuo per decidersi. Spero che la sua decisione sarà ortodossa. Ma se non lo fosse, la responsabilità ricadrà tutta sulla figlia, che metterà le sue idee di viva voce, se sarà il caso. E padre e ministro faranno come Pilato. Se ne laveranno le mani. Il padre, forse. Ma il ministro non può lavarsene le mani. Capito, Nigre? A Palazzo Cavour, in quel periodo di intensa preparazione, i cospiratori mazziniani, disposti a battersi sotto la monarchia, entravano ogni giorno all'alba dalla porticina di servizio, perché la loro presenza pericolosa non desse nell'occhio. Così cominciava Cavour la sua giornata. Alle 9 faceva colazione con un crostino di pane, due uova e una tazza di tè. Alle 10 andava al suo ufficio di presidente del Consiglio, ministro degli esteri e degli interni. Poi conferiva con il re, presiedeva il Consiglio dei ministri, era presente alle riunioni del Senato e della Camera. Alle 4 inizio delle udienze diplomatiche. Quando può, terminate le udienze, va a distrarsi un poco in casa della nipote, Giuseppina Alfieri. Pranza alle 6 a Palazzo Cavour.
una breve siesta su una poltrona e di nuovo al lavoro fino a mezzanotte, salvo qualche eccezione. Così dopo 15 giorni che non ti vedo, tutto quello che hai di interessante da dirmi è d'aver civettato con il principe ed aver subito la corte del conte di Roccabruna. Ma caro, credevo che ti piacesse sapere che piaccio. Anche molto in su. Non ne ho mai dubitato, Bianca cara. Ma del resto è naturale che la compagnia di persone della tua età ti faccia dimenticare quella di un amico dai capelli grigi. Se sei venuto per farmi una scena di gelosia... No, ti prego, scusami. Il lavoro mi stanca e mi innervosisce. Forse sono ingiusto. Molto ingiusto. Il mio era un discorso leggero, cronaca mondana. Comunque so passar sopra le distrazioni di un istante, credimi. Neanche un istante. Ma se la pensi così, comincio a pentirmi. No, ti prego, non te ne pentire. Non hai mai avuto a dolerti di me, non è vero? Salvo quando m'hai avvertito all'ultimo momento di non aspettarti. Sono un ministro, non te ne ricordi più? Sono quello stesso ministro al quale venisti a chiedere aiuto. Guarda cosa ti ho portato. È il resoconto del successo ottenuto a Londra da tuo marito. Mi fa piacere per lui. Spero che faccia un bel po' di denari e non mi dia noia. T'ha dato altre noie? No, nessuna. Tuo marito ignora ciò che io ho fatto per lui e per te, vero? Primo non è più mio marito, anzi. Ti prego di dire il mio ex marito. Siamo separati di diritto e di fatto, lo sai bene. Secondo, non sono una sciocca. Io non ho mai parlato con nessuno della nostra relazione. Tu mi capisci. Ti ho detto che non sono una sciocca. Ma credi davvero di piacermi perché sei ministro? Cara, sei buona e intelligente. Lo sapevo. Ma ogni conferma mi fa felice. Ora... ho bisogno di una tua firma. Perché? Cosa c'è? C'è che oggi hai fatto un acquisto. Ma no, caro, ti assicuro. Non ho acquistato nulla. Non ho lasciato niente da pagare da quando quella volta ti arrabbiasti così. Eppure cerca di ricordare la villa che vedesti sulla collina. Come ci abiterei volentieri, dicesti. Non te lo ricordi più. Camillo. Sì. L'hai comprata ieri. Questo è l'atto d'acquisto. Manca solo la tua firma. Coraggio! Davvero? Io ho più di quanto mi serve per farti un piccolo regalo. Denaro mio, ben inteso, mio personale, che non saprei come spendere meglio. Ma l'acquisto deve figurare fatto da te. Una firma. Madame Clotilde ha 15 anni, sire. Ma non si tratta tanto della differenza di età con Sua Altezza Imperiale, il principe Gerolamo. Differenza certamente notevole. Quanto delle abitudini della principessa, vissuta in una corte modesta a paragone degli splendori delle Tuileries. Naturalmente, Sua Altezza, la principessa Clotilde, è più che lusingata della richiesta, ma poiché si tratta di un impegno tanto solenne e duraturo, ella ha manifestato il legittimo desiderio, prima di ogni decisione, di vedere lo sposo. L'imperatore mi ascoltava cupo e tranquillo, con gli occhi aperti e fissi su di me. Il volto era impassibile, ma sotto quell'apparenza calma e fredda mi pare scorgere segni non dubbi di vera inquietudine. La decisione della principessa quale sarà? Forse il destino della nazione può dipendere dalle parole che ella dirà. Se il matrimonio non si fa, ho bella capito che bisogna rimandare l'impresa d'Italia. Sono sicuro che se dipendesse da Plon Plon sarebbe già qui. Ma il suo imperiale cugino... non solo vuole che sia promosso genero del re di Sardegna, vuole anche la promozione senza esami. È il minimo che può pretendere quell'infelice ragazza. Tanto lo sa già che deve rispondere sì. Allora, è già finita la vostra perorazione? Forse non ho trovato il tono giusto, maestà. Una volta tanto la politica non c'entra. Quando si manda un negoziatore come voi, la politica cambia nome, ecco tutto. Immagino siano poche le dame di Parigi che vi hanno rifiutato qualcosa. Non ho avuto il tempo di frequentare le dame di Parigi. E a dire la verità neanche il desiderio. Ho una missione delicata che solo un cuore di donna posto molto in alto può comprendere. Per quanto possa sembrarvi strano, io mi rifiuto di credere che l'avvenire di una giovinetta,
ancora quasi una bambina, possa essere oggetto di mercato. Perché dunque negare a una giovane donna il diritto di vedere il suo sposo prima di pronunciarsi? Forse che in amore le donne hanno meno diritto degli uomini. Mi domando se sapreste perorare con altrettanto calore una causa vostra. Questo nigro è la provvidenza che ce l'ha mandato. Se avessimo dovuto fabbricarlo noi non sarebbe riuscito così perfetto. Bisogna rispondergli subito. Scriva Artom al cavalier Costantino Nigra segretissimo, eccetera, eccetera. Caro Nigra, la sua conversazione con l'imperatrice mi ha incantato. Evidentemente, ella vuole conquistarla. La lasci fare, non faccia troppo il casto Giuseppe. Il casto Giuseppe? Come? Non sa chi era? Eppure lei dovrebbe conoscere la Bibbia meglio di me. No, so benissimo chi era, ma mi sembrava che il paragone non... Come trova l'imperatrice? Bella, per quel pochissimo che l'ho vista. Bellissima. Io che l'ho vista meglio, le posso assicurare che è ancora più bella di quanto lei crede. Solo non ha molto calore. Strano in una spagnola. Ma se Nigra fa il miracolo... Continui. A lungo andare, la sua influenza potrebbe nuocerci. Non dobbiamo trascurare nulla, sottolinei, nulla, per rendercela favorevole. Le ripeta che noi italiani la troviamo incantevole. Si ricordi che tengo per me tutto ciò che mi ha scritto e mi scriverà su questo delicato argomento, il suo affezionatissimo, eccetera, eccetera. Domattina ricordiamoci di scrivere al dottor Connò. Dobbiamo intensificare l'assedio a Napoleone. Buonanotte, Artem. Buonanotte. Ah, scriveremo anche una lettera al dottor Bixio per il principe Gerolamo. Madame Clotilde ha ragione, se vuole vedermi prima. Del resto, che cos'ho che non le andrebbe? Avanti. Siate sincero, dottor Bixio. Niente. Credo si tratti solo di questioni religiose. Su questo la principessa è inflessibile. Mi credete incapace di recitare una farsa religiosa? Sì, avete ragione. Dovrete presentarvi al tribunale della penitenza prima del rito nuziale. Volete che non si trovi in tutta Torino un prete disposto a transigere? Se le difficoltà sono queste, occupiamoci di cose più serie. Direte da parte mia al signor Nigra, perché lo riferisca al conte di Cavour, che io non sono disposto ad alcun ritardo sulla stipulazione dei trattati. Ho sempre avuto fiducia in voi, conte Walewski. È vero, sire, ma non fino al punto di tenermi al corrente di certe trattative. È strano che il mio ministro degli esteri sia il solo a non aver compreso il senso della nostra politica. Credete davvero che Cavour sia venuto a Plombières per chiedermi notizie della mia salute? Il paese è contrario alla guerra, sire. I titoli precipiteranno all'annuncio di queste trattative. Voi dunque credete che la Francia non abbia il diritto, il dovere soprattutto, di correre in aiuto ad un paese libero, ad un fedele alleato, se una grande potenza lo attacca? Dov'è più l'onore dei francesi? Io non sono un qualsiasi Luigi Filippo, che all'annuncio dei moti del 31, quando tutta l'Italia aspetta il suo aiuto, si tira indietro perché i francesi hanno qualcosa di meglio da fare. Arricchirsi! C'ero anch'io in Italia, fra i cospiratori del 31, e ho udito le grida di maledizione lanciate contro il re dei francesi perché veniva meno al suo onore. O forse avete dimenticato il nome che porto? O fate parte anche voi di coloro che mi credono un rinnegato perché ho restaurato l'impero? Mi confondete forse con le parrucche dell'impero austriaco? C'è un destino nei nomi, conte Walewski. Nel mio e anche nel vostro. La storia non torna indietro, anche se qualche volta
finge ad arrestarsi per prendere respiro. I posteri vedranno che c'è una coerenza nel mio agire. Comunque chi oggi non è con me è contro di me. Scegliete, Conte Walewski. O per un avvenire pieno di promesse o per un passato decrepito senza possibilità di rinascita. Se avete ben esaminato il trattato, avrete visto che dipende dall'Austria rischiare l'avventura. Se a Vienna c'è un minimo di saggezza, la guerra non si farà. Posso parlarvi un istante, signor ministro? Certamente, barone Hubner. Da Vienna mi chiedono informazioni sull'atteggiamento di Sua Maestà l'imperatore. C'è del nervosismo nell'aria. È sempre quel gradasso di Cavour che lascia intendere di avere in mano più carte di quante ne abbia. Voi dunque non credete alla guerra? E voi, signor ambasciatore? Beh, mio Dio, se fossi al governo della Francia direi proprio di no. A chi può giovare oggi un mutamento nell'equilibrio europeo se non alla rivoluzione? La rivoluzione non ha confini. È esattamente il punto di vista di Sua Maestà. Mi togliete una spina dal cuore, Conte Walewski. Il primo gennaio del 1859, il corpo diplomatico era riunito alle Tuileries per porgere all'imperatore gli auguri di rito. Permettete, Maestà, che io vi porga i migliori auguri per l'anno nuovo, a nome del Santo Padre e mio personale. Io spero che l'anno che comincia non farà che rinsaldare le nostre alleanze per il bene dei popoli e per la pace d'Europa. Maestà? Mi dispiace, barone Hubner, che i rapporti fra i nostri due paesi non siano più buoni come una volta. Come i lor signori hanno visto, la Sfinge si è scoperta. E con una chiarezza che nemmeno i più ottimisti di noi osavano prevedere. Ora si tratta di fare eco alla bomba di Parigi con un bel colpo di cannone da parte nostra. Lor signori conoscono la prima parte del discorso della corona per il prossimo inizio della legislatura, quella riguardante il programma di politica generale. Manca la perorazione che io qui ho appena abbozzato e che ho l'onore di sottoporvi. Signori senatori, eccetera, l'orizzonte in mezzo a cui sorge il nuovo anno è minaccioso. Non è troppo forte? Non ai fini interni, così credo che intenda l'onorevole collega, ma per l'opinione pubblica internazionale. Se Vostra Eccellenza permette, suggerirei di variare il minaccioso in non sereno. Praticamente la stessa cosa, ma il suono è quello che conta. Parlare di minaccia... Approvo l'emendamento. Diciamo allora, l'orizzonte in mezzo a cui sorge il nuovo anno non è pienamente sereno. D'accordo? Sì. È un buon discorso, ma questa frase, aspettiamo prudenti e decisi le eventualità dell'avvenire, è troppo dichiarata. Dite al conte di Cavour perché persuada il re che non intendiamo cogliere il frutto finché non sia perfettamente maturo. Se ho capito bene, la parola decisi che incontra la disapprovazione di Vostra Maestà. Esatto, è una frase da governo responsabile. Cercate piuttosto qualcosa che commuova il cuore del popolo, che faccia appello al sentimento senza impegnare la politica. Se Vostra Maestà avesse un suggerimento. Un'immagine occorre, non un concetto. Qualcosa di vero e al tempo stesso di non riducibile in termini concreti. L'imperatore ha trovato un po' forte un'espressione. Niente, non se ne fa niente. Detesto le mezze parole. E propone una variante, qualcosa come... un grido di dolore che si leva da ogni parte d'Italia. Cosa? Mostrar le piaghe? Chiedere l'elemosina della comprensione? Dipende dal modo con cui la frase è inserita nel contesto. Può essere 100 volte più forte. Vuole che proviamo? Signori senatori, signori deputati, la nuova legislatura
inaugurata orfa un anno, non ha fallito alle speranze del paese, alla mia aspettazione. Al diavolo. Il signor Conte di Cavour. Che entri. Ho paura, caro Conte, che il primo tenore con questo maledetto mal di gola non canterà bene la sua parte. Vostra Maestà ha la bontà di offrirmi un sigaro. Come lei fuma? Soltanto nelle grandi occasioni. Veramente io ne avevo chiesto uno solo, ma dal momento che Vostra Maestà si degna, così il mal di gola verrà a me, che non devo parlare. Orsù, signor Cerbero, lei che è un buon direttore di orchestra, non vuol sentirmi questa prova? Per me è importante, sa, perché dopo questo discorso e quello che seguirà di qui a poco, o sarò il re d'Italia o il signor Savoia. Sentiamo il discorso del re d'Italia. Bene, dove ero rimasto? Ecco, proprio all'inizio. Nella scorsa sessione vi furono presentati alcuni progetti intorno all'amministrazione della giustizia. Riprendendone l'interrotto esame, confido che in questa verrà provveduto al riordinamento della magistratura. Come va il tenore? Perfettamente, un ugola d'oro. Sarete di nuovo chiamati a deliberare attorno alla riforma dell'amministrazione dei comuni e delle province. Il vivissimo desiderio che essa desta vi sarà di eccitamento a dedicarvi le speciali vostre cure. Quel giorno, 10 gennaio 1859, l'aula del Parlamento era gremita. Senatori e deputati, molti dei quali profughi da ogni parte d'Italia, davano all'Assemblea il diritto morale di rappresentare l'intera nazione. Le tribune, il corpo diplomatico, al completo. I ministri di Francia, Russia, Prussia e Inghilterra, il nunzio apostolico, l'incaricato d'affari di Napoli, il rappresentante dell'Austria. Fuori dell'aula, per la strada, erano stipati fin dal mattino le centinaia di profughi lombardi che avevano passato il Ticino per unirsi all'esercito piemontese. Nell'esame del futuro bilancio, i bisogni dello Stato coi principi di severa economia. Signori senatori, signori deputati, l'orizzonte in mezzo a cui sorge il nuovo anno non è pienamente sereno. Ciò non di meno vi accingerete con la consueta alacrità ai vostri lavori parlamentari. Confortati dall'esperienza del passato, andiamo risoluti incontro all'eventualità dell'avvenire. Quest'avvenire sarà felice, riposando la nostra politica sulla giustizia, sull'amore della libertà e della patria. Il nostro paese, piccolo per territorio, acquistò credito nei consigli d'Europa perché grande per le idee che rappresenta, per le simpatie che esso ispira. Questa condizione non è scevra di pericoli, giacché nel mentre rispettiamo i trattati non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi. Forti per la concordia, fidenti nel nostro buon diritto, aspettiamo prudenti e decisi i decreti della Divina Provvidenza.